Siamo ormai a rush finale, insomma, il 25 maggio si avvicina, lei è candidato per il Parlamento europeo, vuole rivolgere un appello ai suoi elettori? Ma devo dire che sono contento, stanco ma felice per quello che abbiamo fatto in questi giorni e per la simpatia che abbiamo riscontrato nei nostri elettori, nei nostri amici e nei nostri simpatizzanti. E diciamo, quello che posso dire a tutti è votate Italia Valori, che è un partito sicuramente che non vi farà rimpiangere il vostro voto, perché noi quello che abbiamo sempre detto lo abbiamo fatto in Italia e in Europa. Dovesse essere eletto, che cosa porterà al Parlamento europeo? Ma porterò avanti le istanze della nostra terra, la terra di Sicilia principalmente, quelle che sono soprattutto l'arrivo in questa terra dei fondi comunitari di cui abbiamo fortemente bisogno. Domani è il giorno del ricordo, della memoria, peraltro Tina Montinaro, vedova di Antonio, il caposcorta di Giovanni Falcone, insomma, ha lanciato quasi delle accuse nei confronti di Crocetta, perché a distanza di tanti anni lei aveva richiesto un parco, la realizzazione del Parco della Memoria, proprio lì dove è successa la tragedia, eppure a distanza di 20 anni ancora questo suo desiderio non è stato esaurito. Purtroppo siamo in presenza di una politica regionale dove si fa tanta parlare di antimafia, ma nei fatti purtroppo non si fa nulla. Ci siamo, insomma, il 25 maggio i cittadini saranno chiamati a eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo. Italia dei Valori, Ignazio Messina, se dovesse essere eletto, che cosa porterà a Strasburgo? L'Italia, i cittadini italiani, le fasce sociali più deboli. Fino all'Europa non è stata un aiuto per l'Italia, perché i nostri rappresentanti non hanno fatto gli interessi dei nostri cittadini. Quindi dobbiamo portare questo, mettendo al centro il lavoro, ma dobbiamo portare le risorse dall'Europa, però per portare le risorse dobbiamo essere in grado di recepirle e poi di spenderle, non come è accaduto fino ad oggi, che quelle poche che sono arrivate le abbiamo anche restituite. E poi debelliamo la corruzione. Oggi più che mai c'è bisogno dell'Italia dei Valori per lottare la corruzione nel nostro paese, perché non entri in Europa se hai la corruzione dilagante, se hai Tangentopoli che è scoppiata, se hai un'evasione fiscale che è ai massimi livelli. Dobbiamo capire che rispettare la legge è conveniente, rispettare la legge mette in moto l'economia. Allora pensiamo ai più deboli, ai nostri giovani, agli esodati, e diciamo c'è ancora una speranza per voi, non chi urla, chi grida senza promettere. Riappropriamoci della capacità di indignarci, ma indignarsi significa non protestare, ma costruire il futuro, e lo vogliamo fare insieme con i cittadini e soprattutto con quel 60% i cittadini italiani che ancora oggi, a 2 giorni dal voto, dicono di non voler andare a votare. Non perdiamo questa occasione, perché gli amici degli amici a votare ci vanno sempre. Per questo noi diciamo portiamo avanti le nostre idee con l'Italia dei Valori e facciamo in modo che i cittadini siano rappresentati in Europa. Italia dei Valori come si mette nei confronti del fiscal compact e delle politiche di austerità? Noi siamo contrari alle politiche di austerità, perché hanno danneggiato sicuramente il nostro paese. Non a caso abbiamo scelto lo slogan europei non tedeschi, perché ce l'abbiamo con la politica della Merkel, che ha massacrato l'Italia e i paesi più deboli a vantaggio dei paesi del nord Europa. Noi vogliamo rivendicare la nostra presenza in Europa, contare in Europa. Certo, non possiamo farlo fino a quando non ci facciamo rispettare. È inutile che qualche rappresentante politico dica oggi, e di governo, dica oggi di voler ribaltare i tavolini in Europa. Ma andavano ribaltati anni fa, mesi fa, non in campagna elettorale. Noi siamo per ribaltarli da sempre i tavolini, ma ha ribaltato il tavolino per costruire insieme. Ovviamente mi riferisco al Ministro dell'Interno. Da questo punto di vista abbiamo già dimostrato in Europa di esserci battuti, innanzitutto contro l'accordo col Marocco. Abbiamo aperto le frontiere massacrando le produzioni mediterranee, la nostra agricoltura. Abbiamo aperto le porte agli OGM. Noi Italia dei Valori abbiamo già votato contro l'accordo col Marocco, votato contro gli OGM nel nostro paese, e però altri parlamentari italiani, aggiungo, altri parlamentari del sud hanno votato a favore. Vedete la differenza tra chi rappresenta gli interessi del nostro paese e chi fa i propri interessi. Domani per l'Italia sarà il giorno della memoria, del ricordo di Giovanni Falcone e della sua scorta. Ecco, Italia dei Valori ha anticipato la chiusura della campagna proprio per questo. Abbiamo fatto una scelta, non chiudere giorno 23, perché il 23 è un giorno della memoria, soprattutto in un'Italia che
con grande facilità parla di lupare bianche, parla di mafia senza comprendere niente. Noi che siamo oggi l'unico partito che sta lottando seriamente la mafia, diciamo di vendere i beni confiscati, di utilizzare le risorse per darle ai nostri esodati, ai giovani, alle partite IVA 3 milioni e mezzo che sono abbandonate e che possiamo invece aiutare dandogli i soldi confiscati alla mafia. Ecco, noi diciamo che il 23 deve essere il giorno della memoria, che non deve essere strumentalizzato da nessuno, perché abbiamo una paura straordinaria di vedere sopra i palchi a commemorare i martiri della nostra Sicilia e della nostra Italia soggetti che al contrario hanno contribuito a quel martirio. Ecco, rivolgo a lei la stessa domanda che ho fatto a un nostro candidato di Italia dei Valori a proposito della nota che ha diffuso ieri Tina Montinaro, la vedova di Antonio Montinaro, in cui appunto accusava le istituzioni, anche quelle regionali e anche e soprattutto il presidente Crocetta, per il silenzio dopo tanti anni che lei rivendica il Parco della Memoria, proprio lì dove è avvenuta la tragedia. Dicevo prima, qui c'è chi fa antimafia da salotto, chi fa antimafia da parata e chi fa antimafia vero. Io sono a fianco della vedova Montinaro, ma a fianco di tutti coloro i quali si sono sentiti offesi da uno Stato che al contrario, invece di proteggere chi fa il proprio dovere, ha protetto chi al contrario ha violato le leggi, non facendogli scontare le pene. Per cui è proprio questa la scelta dell'Italia dei Valori. Noi che nasciamo dalla stagione di Mani Pulite, col DNA della legalità e della questione morale, diciamo, vogliamo ricordare con il nostro silenzio, essere a fianco di chi ha sofferto questi abusi, per eroi che sono eroi di tutti quanti, e non consentiremo a nessuno di appropriarsene strumentalmente in campagna elettorale. Siamo alle battute finali. Oggi Italia dei Valori chiude ufficialmente a Palermo la campagna elettorale per il 25 di maggio. Oggi il 22 e non il 23, Italia dei Valori chiude in 1000 piazze italiane la campagna elettorale. Per un preciso motivo, per rendere omaggio alla figura di Falcone. Abbiamo voluto evitare di chiudere la campagna elettorale il 23 maggio appunto per lasciare spazio e stigmatizzare quell'evento. Non finiremo mai di ricordarci il valore e l'importanza dell'opera svolta da Falcone in Sicilia, per la Sicilia e per l'Italia. E quindi noi di Italia dei Valori, che crediamo alla legalità, alla trasparenza, ne facciamo la nostra arma di battaglia, vogliamo appunto focalizzare per il 23 l'attenzione solo sulla ricorrenza della morte del giudice Falcone. In 1000 piazze noi oggi chiudiamo la campagna elettorale portando avanti uno slogan, quello di Mani Pulite. Di Pietro lo sanno tutti, è il papà di Mani Pulite, nel 92 ha ripulito l'Italia, l'ha rifatta da cima a fondo. Oggi questo problema di Mani Pulite si ripropone con gli stessi personaggi. Italia dei Valori approfitta di questo tema, lo offre alla riflessione degli elettori per dire: non bisogna abbassare la guardia, il problema della corruzione e della concussione in Italia è ancora elevato. Vogliamo noi tornare a parlare di questo tema e battere la corruzione e portare avanti e ribadire ai cittadini, quelli che non ci conoscono, perché nel 92 molti elettori non ci votavano, i delusi, quelli che non vanno a votare, le persone che votano in maniera populistica, che Italia dei Valori è stata colei che ha messo in evidenza questo tema della corruzione e delle Mani Pulite. Noi abbiamo invaso l'Italia con un cartellone: europei e non tedeschi. Siamo fieri di questo nostro slogan, anche se la stessa Merkel è venuta a Ischia qualche settimana fa, l'ha notata e ci è rimasta male. Noi vogliamo, non ce l'abbiamo contro i tedeschi, il popolo tedesco, noi l'abbiamo contro la politica della Germania. Siamo fieri di essere europei, vogliamo portare la voce d'Italia dei Valori in Europa per ribadire e mettere in evidenza quelle che sono, diciamo così, sono state fino adesso le difficoltà dell'Europa. Noi vogliamo un'Europa più solidale, che sia più attento ai problemi della Sicilia e dell'Italia tutta. Ieri Vittorio Feltri ha detto proprio: noi non vogliamo la Germania qui, non vogliamo che ci comandi, semmai vorremmo una Merkel a posto di Berlusconi, Renzi e Grillo, ecco, cioè della classe politica attuale. Che cosa ne pensa? Io penso che Feltri abbia detto una cosa che può essere condivisa, nel senso che Feltri, secondo quello che la mia interpretazione, ha voluto mettere in evidenza il fatto che l'Italia ha bisogno di una politica fatta da uomini che reali, che guardino al concreto e che affrontino le problematiche una volta e per sempre, anche portando avanti delle iniziative che possono anche essere considerate impopolari. Credo che l'Italia
ha bisogno di una politica sia a livello locale, regionale. Il governo Crocetta credo che è sotto gli occhi di tutti e abbia fallito. Un governo nazionale che sta annaspando, si nasconde dietro questo regalo degli 80 euro. È un governo... E basta. E basta. Quindi ben venga un uomo deciso, una persona reale del fare, che una volta e per sempre si sbracci e porti avanti quelle che sono le ricette naturali. Sviluppo, abbasso della diminuzione della spesa pubblica, eliminazione delle caste. Eliminerebbe anche Equitalia? Equitalia si è quasi eliminata da sola perché Befera da oggi non è più responsabile. Beh, lui però è dell'Agenzia delle Entrate. Sì, però diciamo così, Equitalia è stata, diciamo così, anche questa un bubone dell'Italia. Ma serio, un bubone serio. Un cane mastino che ha addentato i polpacci degli italiani senza guardare in faccia a nessuno, mettendo in atto anche delle iniziative che spesso e volentieri non sono di questo mondo, ma diciamo così eccessivamente burbere e impopolari.